Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su The Legend of Zelda Skyward Sword per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio abbiamo aiutato Capitan Bot a recuperare la nave e noi abbiamo trovato finalmente la seconda fiamma. Oggi dobbiamo tornare all'isola delle melodie per scoprire dove si trova anche la terza e ultima fiamma che ci servirà per potenziare la spada. Quindi senza perdere altro tempo in chiacchiere direi di tornare subito là. Ok ragazzi, siamo arrivati. Allora infiliamoci dentro a questo stretto passaggio e andiamo a parlare alla statua della dea. Ok, sentiamo cosa da dirci. Occhio Link. Ah, guarda dove si era nascosta. Feia rapporto, mio signore Link. Quando il potere celeste ha investito l'emblema, sono affiorate alla mia mente le parole della dea. Si tratta di un messaggio per voi da parte sua. Prestate attenzione. Tu che a trovar le fiamme sacre ambisci, alle mie parole presta ascolto e, presele come guida, agisci. Sola una fiamma sacra resta ancora da localizzare, ma anche per essa un tesoro dovrai trovare. Un'ardua prova questo tesoro custodisce, superarla deve a chi tal tesoro ambisce. Ogni tesoro a una fiamma sacra ti condurrà, a te dono la melodia che della prova finale la via mostrerà. Al vulcano di Holdin, mio eletto, la prova inesorabile ti attende. Il tuo spirito impavido a superare le avversità protende. Vai, Link. Suona la lira. Mi sa come nelle altre prove, prima di poter esplorare il dungeon della fiamma, mi sa che dovremo recuperare delle lacrime. Dove c'è il vulcano. E lì mi sa che sarà dura. Allora, vediamo come si chiama questa melodia. Il titolo di questa melodia è Forza di Din. Vi guiderà nella ricerca, signore. Hai appreso Forza di Din. Fantastico. Ho memorizzato Forza di Din. Ora sarà possibile localizzare il portale della prova con il rilevatore. Suggerirei di dirigerci verso il vulcano di Holdin. Ok, quindi dobbiamo andare là, Va bene. Va bene. Allora. Perfetto, adesso possiamo anche localizzare la posizione della prova e direi di fare una bella cosa. Di andare però al bazar prima per sistemare lo scudo e naturalmente andare a recuperare un po' di risorse. Ok ragazzi, devo scegliere dove atterrare. Direi di puntare alla zona vulcano santuario, perché secondo me la melodia sarà lì. Meno male che mi sono ricordato di attivare il paracadute. Siamo arrivati al vulcano di Holdin. È possibile impostare il rilevatore sul portale della prova necessaria per ottenere la fiamma sacra. Allora, vediamo un attimo. Non è qua? Strano. Ah, è sotto. Ok, uccisi. Devo andare sotto.
Dovremmo essere quasi arrivati, eh. Mi sa che... Infatti, guarda, guarda un po'. È praticamente dove si sblocca il ponte, la melodia. Eccola qua. Eccola qua. Oh mio Dio, non oso immaginare che giro dovremmo fare per raccogliere tutte le lacrime. Mamma mia. Cerchiamo di ricomporre il fiore. Ok, a posto. Ce l'abbiamo fatta, eh. Ricordatevi di suonare la lira in base a come si muove il cerchio. Sì, Link la sta suonando un po' a muzzo, però stavolta. Conficcate la spada al centro per entrare nel mondo della prova. Allora, dai, che questa in teoria dovrebbe essere l'ultima prova di questo tipo. No, ci sono sti guardiani di nuovo. L'altra volta mi hanno fatto venire l'ansia, mi hanno fatto veramente venire l'ansia. Cioè, guardate dove caspita sono. Oh mio Dio, le lacrime sono veramente ovunque. Mio signore Link, vi trovate nell'oltremondo di Din, mio signore. È il luogo della terza prova atta a forgiare la vostra forza. Per ottenere l'ultima fiamma e rafforzare la spada, dovrete nuovamente mettere alla prova il vostro spirito. Mamma mia. Ok, questo è il ricettacolo. Sappiamo già come funziona. Una volta che il ricettacolo dello spirito sarà pieno, avrete temprato il vostro cuore e potrete ricevere una nuova forza dalla dea. No, non ho domande. Ah, gli ho detto di sì, va bene. Allora. Bene, la prima è lì sopra. Se no, altre vicine non ce ne sono. L'unica visibile è quella lì. Proviamo ad andare a prenderla. Rischio di morire immediatamente, comunque. Eccola. Tac, subito. Morto al primo colpo. Lo sapevo. Vi consiglio di serbare per ultime le lacrime che avete trovato più facilmente. Nel caso veniate scoperto, potrebbe rivelarsi un'ottima strategia. No, ma lo sapevo già, Allora. Guardate, Ok, via, 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 via. Bastava aspettare un attimo. Sono stato un po' un babbo. 90 secondi, ok, quindi il timer non è cambiato. Una lacrima si trova lì. Se mi butto nella lava muoio lo stesso? No, rinasco, ok. Però non posso passare da quella parte. Vabbè, sono un babbo due volte perché potevo tranquillamente fare il giro. Dai però, non buttarti giù così, Link, aggrappati. Come sprecare tempo prezioso. Ok, a posto. E... Oddio, quella là bisogna fare un giro incredibile. No, beh, neanche. Dai, ma sei... si è infilato nell'unico spazio che c'era. Corri, 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 Forrest.
Ecco, facciamoci beccare da loro, va? Poi magari finiamo anche dentro la lava, già che ci siamo, così perdiamo ancora più tempo. Ok. Allora, stavolta so come devo fare. A parte che quella lì mi devo arrampicare. Così. Perfetto. Sganciati. Lascia. Oh, scendiamo. Poi ne abbiamo raccolte 4. Dall'altra parte, sì, ce n'è una. Meno male che ci sono questi fiori bianchi, perché sennò a cercarle uno diventerebbe matto. Una è qua. Qui posso scendere. No, più che altro meno male che chiudono anche il percorso, perché se la mappa fosse aperta mi sa che uno impazzirebbe a cercarle tutte. Allora, fermi tutti, perché ne ho vista una anche lì. Qui possiamo arrampicarci. Occhio a non cadere nella lava, perché sennò questa sera mangeremo Link arrosto. Qui poi è pure in salita. Ok. Adesso dobbiamo tornare di là a tutta velocità, però, perché qua vedo dei guardiani che non mi piacciono. Questa me la prendo, ma non è che mi servisse granché, eh. Lì sotto non mi devo infilare. Ok, eccone una là. Perfetto, stavolta il guardiano l'abbiamo evitato. Ah, però qui c'è la frana, quindi per tornare indietro mi sa che dobbiamo percorrere questa strada qua. Ottimo. Poi usiamo queste per tornare su. Di lì non c'è nulla? No, le altre mi sa che sono tutte sopra. Quindi dobbiamo andare su. Per andare su non so neanche se possiamo utilizzare... Sì, possiamo utilizzare questo. Però mi sa che dobbiamo scendere. A parte che ce n'è una qua. Ok, questa è la zona del vulcano dove per il momento non possiamo ancora accedere. No! Ah, ok, non sono morto per fortuna. No, se morivo era veramente il top. Ok, ne ho vista una là. No, l'ho mancata! E allora qui ci sarà da sudare. C'è un guardiano qua. Scusi! Via, 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 via. No, 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 mi sta correndo dietro. Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Oh, mamma mia, che ansia.
Allora, abbiamo detto che una è lì. Presa. Ok. Ok, tutto tranquillo, ne mancano 5. No, ne mancano 4. Pensavo 5. 4, 4. Non so se devo passare anche da questa parte. Dai, vediamo un attimo. Sì, secondo me ce n'è. Ecco qua, infatti, ce n'era una anche qua. Occhio a non farci beccare. Te pareva. Rapido Link, rapido, rapido. C'è un guardiano qua. Con questa siamo a meno 2. Non posso andare di là, quindi devo per forza tornare giù. Eccola là, l'ho vista. Oh, l'ho presa per miracolo! Allora, calmo. Ok, so dov'è l'ultima. So dov'è l'ultima. Questa me la prendo, grazie. Vi ho anche mostrato la posizione di tutte le lacrime, eh. Allora, l'ultima forse è un po' complicatina, ma si può fare. Ho ancora qualche secondo di vantaggio. Perché l'ho vista prima, quando sono apparse. Ok, allora... là in fondo. Pensavo peggio, sinceramente. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo recuperato anche l'ultima, fantastico. Hai ottenuto tutte le lacrime di Dean. Il tuo cuore è temprato, la prova non è terminata finché non tornerai al mondo reale. Dirigiti cautamente al portale per superare definitivamente la prova. Ok, dobbiamo tornare lì. Alla fine non era così impossibile, diciamo. Ok. Attenzione sempre a non farci beccare dai guardiani, anche perché adesso non ci sono più le lacrime che li fermano. Ma non dovremmo avere problemi, eh. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Fantastico. Eccolo qua il fiore. Fiore rosso. Hai ottenuto i termo-orecchini? Sono uno dei 3 sacri tesori lasciati dalla dea. Ti permettono di sopportare temperature altissime. Oh, meno male. Ottimo, ottimo. Sono assolutamente contento. Rieccoci qua. Bentornato, mio signore Link. Grazie al potere dei termo-orecchini, ora siete in grado di oltrepassare zone incandescenti. Suggerisco quindi di continuare a cercare la fiamma sacra. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di The Legend of Zelda Skyward Sword qua.
Gran bell'episodio, vi ho mostrato dove si nascondono tutte le lacrime di questa prova, quindi se per caso avete bisogno vi basterà guardare questo video per scoprire dove sono, se magari vi siete bloccati. Spero che vi possa quindi tornare utile. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su The Legend of Zelda Skyward Sword. Alla prossima, ragazzi! Yeah.